Buongiorno, buonasera e benvenuti sulla Guerra Grande, il podcast sulla Prima Guerra Mondiale. Episodio 22. L'umiliazione di Potiorek. In questo e nei prossimi episodi ci spostiamo su due fronti completamente diversi, ovvero quello balcanico e poi quello orientale. Avevamo lasciato momentaneamente ciò che stava succedendo in Serbia nel corso dell'episodio 13, col tentativo austriaco di attraversare il Danubio e la Sava e impadronirsi di Belgrado, che era stato respinto dalle forze irregolari del maggiore Tankosic. Pur non essendo riusciti a sbarcare a Belgrado, gli austriaci bombardarono pesantemente la città per tutti i primi giorni di agosto, sia dal fiume, grazie all'uso dei monitori, le piccole navi corazzate della flotta del Danubio, sia grazie alle postazioni d'artiglieria che sparavano dal lato austriaco del fiume. La capitale serba stava venendo martoriata e la popolazione era fuggita in massima parte nelle campagne. Nonostante ciò, il morale in Serbia era alto, con la popolazione compattata all'unanimità nel resistere all'invasione austriaca, nonostante la disparità di forze. Il governo era riuscito a mettere in campo un esercito di quasi 1 milione di uomini, richiamando le riserve e appoggiando bande irregolari di guerriglieri, su una popolazione totale del paese di nemmeno 5 milioni. La Serbia era diventata letteralmente un paese in armi e non mancheranno storie di donne e bambini che combatterono attivamente fra le fila dell'esercito serbo. Questo paese in armi, però, non si era ancora ripreso dalle guerre balcaniche, nonostante la vittoria. Mancavano armi moderne, munizioni, artiglieria e in alcuni casi perfino le uniformi con cui vestire i soldati. I soldati di alcuni reparti, pur essendo composti da truppe regolari, rimasero vestiti con ciò che si erano portati da casa. La maggior parte degli uomini non aveva neanche degli stivali adatti. Ai piedi indossava gli opanzi, una sorta di babucce di cuoio tipica dei contadini dei Balcani. Nonostante però l'esercito mancasse di armi, munizioni e praticamente tutto, gli uomini, veterani di due guerre balcaniche, erano agguerriti e intenzionati a difendere il proprio paese dall'annientamento totale. A scendere in campo al fianco della Serbia fu anche il Montenegro, che dichiarò guerra all'Austria già il 1 di agosto, appena 3 giorni dopo l'inizio del conflitto. Nel corso della crisi di luglio, la diplomazia austriaca aveva cercato di convincere il Montenegro a non entrare in guerra, promettendo sostegno finanziario e concessioni territoriali. Ma alla fine, sia per il governo che per l'opinione pubblica, l'aiuto incondizionato ai fratelli serbi era una questione di onore, che valeva di più del denaro. Il Montenegro era un paese molto piccolo e molto arretrato. Il governo e le persone seguivano ancora una serie di valori legati all'onore e alla parola data. Il regno del Montenegro pagherà carissima la decisione di scendere in campo nel corso del conflitto. Subito dopo la dichiarazione di guerra, il re montenegrino Nicola I ordinò la mobilitazione generale. C'è da dire che l'esercito montenegrino era messo ancora peggio di quello serbo. Consisteva in circa 50.000 uomini e, a parte gli ufficiali, non aveva un organico fisso. In sostanza si trattava di volontari che al momento del bisogno si presentavano alla mobilitazione vestiti e armati con quello che avevano, in alcuni casi perfino moschetti all'avancarica dei primi dell'Ottocento. L'armamento era generalmente molto datato, c'erano pochissime uniformi e il Montenegro possedeva solo 70 cannoni, di cui molti risalenti a metà dell'Ottocento. A causa poi dell'eccessivo costo per mantenerle, l'esercito non aveva nessuna unità di cavalleria. In sostanza si trattava di una forza di miliziani, i cui ufficiali erano legati ai propri uomini sulla base dei legami tribali. In una maniera che può ricordare un po' una scena del Signore degli Anelli, la notizia della chiamata alle armi si fece strada fra le montagne e i villaggi del piccolo regno tramite un sistema di dispiegamento di bandiere o di segnali luminosi da altura ad altura. Nonostante però la mancanza di addestramento e di equipaggiamento, l'esercito montenegrino era di fatto una buona forza di guerriglieri, composta da duri montanari, abituati a combattere su terreni difficili e temprati dalle guerre balcaniche e dai continui scontri di confine con le tribù albanesi,
era un paese di veri duri, tanto che per legge il re Nicola I aveva imposto che ogni maschio dovesse possedere un revolver per ogni evenienza. A livello internazionale, il Montenegro, oltre che con la Serbia, era in ottime relazioni anche con la Russia, che aveva provveduto a fornire uniformi e le armi più moderne a disposizione dell'esercito, ma anche con l'Italia. Infatti, la regina Elena, la moglie di Vittorio Emanuele III, era principessa del Montenegro, figlia del re Nicola I. Dopo aver dichiarato guerra all'Austria-Ungheria, i montenegrini divisero il loro esercito in due parti. La maggior parte delle truppe sarebbe andata direttamente a combattere contro le forze imperial regie sotto il comando serbo, mentre la parte più piccola sarebbe rimasta in Montenegro, per difenderlo da una eventuale invasione austriaca. Inoltre, Cattaro, l'odierna Kotor, in Montenegro, una delle più importanti basi navali della marina austro-ungarica, si trovava immediatamente oltre il confine di allora col Montenegro, e l'esercito di re Nicola I si prodigò subito per cercare di mettere pressione nella zona. Dopo due settimane di bombardamenti continui su Belgrado, le forze austro-ungariche si sentivano pronte per invadere la Serbia e chiuderla una volta per tutte con un paese che l'opinione pubblica asburgica reputava una piccola potenza, insolente e terrorista. L'esercito austriaco nell'area era comandato da una nostra vecchia conoscenza, il generale Potiorek, governatore militare della Bosnia-Erzegovina. Se ben ricordate, Potiorek era stato uno dei principali responsabili della carenza di sicurezza nel corso della visita di Francesco Ferdinando e Sofia a Sarajevo il 28 giugno, e si trovava anche nella stessa auto quando Gavrilo Princip sparò. Per questo motivo la sua situazione era piuttosto traballante, diciamo, ed era intenzionato anche per questo a battere i serbi il più velocemente possibile e dimostrare il proprio valore al governo a Vienna. L'Austria era riuscita a mobilitare tre armate, la seconda, la quinta e la sesta. Questa concentrazione di truppe si riteneva sarebbe bastata per annichilire l'esercito serbo. Il gruppo d'armate comandato da Potiorek prese il nome di Balkanstreitkräfte, in tedesco Forze Armate nei Balcani. Si trattava di circa 250.000 uomini. Di fronte a loro, a difesa della Serbia, c'erano tre armate, la prima, la seconda e la terza, di fatto la totalità dell'esercito serbo operativa in quel momento, circa 180.000 uomini. Le forze serbe erano comandate dal generale Radomir Putnik, 67 anni. Fra l'altro, al momento dello scoppio del conflitto, il 28 luglio, Putnik si trovava a Budapest. Il generale era anziano e malato e si trovava in città per una serie di visite mediche. Secondo il diritto di guerra, le autorità austro-ungariche avrebbero potuto arrestarlo e internarlo, ma lo stesso imperatore Francesco Giuseppe, in maniera molto cavalleresca, gli concesse di tornare in Serbia. Sapendo come andrà a finire la prima invasione austriaca della Serbia, questa fu una mossa sbagliata da parte dell'imperatore. Già il fatto che io l'abbia definita la prima invasione della Serbia ci fa intendere che ce ne saranno altre. Putnik era infatti un leader molto capace. Era stato il capo di stato maggiore dell'esercito serbo nel corso delle guerre balcaniche e il suo intuito strategico era stato importantissimo per garantire la vittoria della Serbia, prima contro i turchi e poi contro i bulgari. Una volta tornato a Belgrado, Putnik presentò al re Pietro I di Serbia le sue dimissioni, a causa dell'età e delle sue non rosee condizioni di salute. Il re rifiutò le dimissioni e lo confermò nuovamente come comandante dell'intero esercito serbo. La difesa e il destino del paese erano nelle sue mani. Putnik si ritrovò al comando di un esercito inferiore per numero e per armamenti e inoltre doveva difendere un confine troppo lungo, 550 chilometri. Il confine fra la Serbia e l'Austria-Ungheria infatti era segnato dallo scorrere del Danubio e della Sava a nord e della Drina a ovest. Putnik semplicemente non aveva abbastanza uomini per presidiare l'intero confine e per questo motivo decise di far retrocedere le sue armate all'interno del paese per creare una linea difensiva più coesa, pur sacrificando le zone di confine. Dalla nuova posizione più centrale, il generale serbo poteva scegliere rapidamente se intervenire verso ovest o verso nord.
L'invasione austriaca iniziò il 12 agosto, negli stessi giorni in cui i forti di Liegi stavano venendo bombardati dall'artiglieria germanica. Gli austriaci non incontrarono resistenza e attraversarono sia la Sava a nord con la seconda armata che la Drina a ovest con la quinta e molto più lentamente con la sesta, impadronendosi di alcune cittadine di confine che abbiamo già visto negli episodi sul viaggio da Belgrado a Sarajevo dei ragazzi della giovane Bosnia, ovvero Shabazz e Loznica. Nel corso dell'avanzata, i soldati austro-ungarici iniziarono a macchiarsi di tremendi crimini di guerra a danno della popolazione serba, fra i più violenti dell'intera storia della Prima Guerra Mondiale. Un po' come i tedeschi stavano facendo in Belgio, gli ufficiali austriaci cominciarono a temere azioni di guerriglia nelle proprie retrovie. Infatti, mentre per quanto riguarda il Belgio l'effettiva presenza e consistenza dei franchi tiratori è ancora argomento di discussione fra gli storici, in Serbia le unità irregolari erano state attivamente integrate nella difesa del paese. In vari modi i guerriglieri serbi iniziarono a portare caos nelle linee austriache e gli uomini di Potiorek decisero di reagire col pugno di ferro. Inoltre i soldati austro-ungarici erano pieni di odio e di risentimento nei confronti dei serbi e nei villaggi e nelle cittadine cominciarono incendi, impiccagioni, stupri e fucilazioni sommarie. Queste ultime avvenivano nelle piazze principali con i cadaveri lasciati insepolti per giorni. Alcuni massacri avvennero anche nei confini della Bosnia-Erzegovina austriaca a danno dei serbo-bosniaci. In Bosnia a partecipare materialmente alle fucilazioni furono i membri degli Schutzkorps, in tedesco corpi di sicurezza delle unità di milizie e di gendarmeria che gli austriaci reclutavano in massima parte fra la popolazione croata e bosniacca musulmana, anche se c'erano perfino dei serbi filo austriaci. Alcuni storici ritengono, secondo me non a torto, che parte del risentimento serbo nei confronti dei bosniacchi, che si sviluppò nel corso del Novecento, cominciò proprio nei primi mesi della Grande Guerra, con una spirale di violenza che avrebbe avuto il suo esito più terribile nei massacri della Guerra di Bosnia nel 1992. Ben inteso, naturalmente non tutti i musulmani odiavano ferocemente i serbi e non tutti i serbi odiavano i musulmani. Storicamente la Bosnia è sempre stata una terra di convivenza e tanti bosniacchi aiutarono o nascosero i serbo-bosniaci nei primi mesi della Prima Guerra Mondiale. Come in molti casi di contesto di guerra civile, la realtà è molto più complessa e sfumata di come può sembrare. Uno dei massacri più feroci dei primi giorni dell'invasione avvenne nella città di Shabazz, dove gli austriaci uccisero circa 200 civili. Un anonimo soldato austriaco che partecipò al massacro disse: «Abbiamo ricevuto l'ordine, che ci è stato letto a voce alta. Uccidere tutti, bruciare tutto sul nostro cammino e distruggere qualunque cosa fosse serba». Le forze austriache scelsero di usare la violenza come esempio per scoraggiare la resistenza. Fotografie di cadaveri e di interi villaggi impiccati cominciarono a fare il giro del mondo, concorrendo a scandalizzare l'opinione pubblica dei paesi nemici, esattamente quanto lo stesse già facendo ciò che i tedeschi stavano combinando in Belgio. Ovviamente tutto ciò va filtrato con la mentalità razzista dell'epoca. Per quanto i massacri perpetrati dagli austriaci in Serbia fossero stati violenti, nell'opinione pubblica dei paesi dell'Europa occidentale o degli Stati Uniti scandalizzarono molto di più quelli del Belgio. Il motivo è che naturalmente i belgi erano ritenuti un popolo molto più civile rispetto ai serbi. Se ci pensate, questo pensiero non è così diverso da quello che si vede in Europa o nel cosiddetto mondo occidentale odierno. La morte e la violenza ci colpiscono di più nel momento in cui sono vicini a noi, geograficamente